Pakistan e India festeggiano il Nobel per la pace 2014, Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi. La gioia a Swat è incontenibile dopo l'annuncio del premio vinto dalla 17enne grazie alla sua lotta per il diritto all'istruzione. La ragazzina 2 anni fa venne colpita alla testa dai Taliban mentre era a bordo di uno scuolabus. Volevano punirla perché il suo blog li condannava per voler proibire alle donne di studiare. Nella città natale di Malala l'importanza di questo riconoscimento è palese, come spiega un insegnante della scuola che la giovane frequentava. Uno dei nostri bambini intelligenti che aveva nel cuore il desiderio di istruzione, soprattutto l'istruzione per le bambine, ha ottenuto un grande successo, siamo molto orgogliosi di lei. Adeli, i sentimenti sono gli stessi, gioia e soddisfazione per il Nobel per la pace a Kailash Satyarthi, un attivista che ha dedicato la sua vita a tentare di porre fine al lavoro minorile. Grazie alle sue campagne sono tornati in libertà 80.000 bambini schiavi. È grazie agli sforzi della persona a cui hanno dato il premio che i bambini possono studiare e non devono lavorare. È bello che gli abbiano dato il premio. Due Nobel che premiano il tentativo di costruire un mondo diverso per le generazioni che verranno. Non andare per il lavoro.